Come sappiamo, il mondo Pokémon allo stato attuale è abitato da creature che poco hanno a che vedere con i nostri animali. Se infatti inizialmente, nelle sue prime fasi di sviluppo, il videogioco Pokémon era stato concepito come un qualcosa di più brutale all'interno del quale i Pokémon erano di fatto schiavi degli esseri umani, è pur vero che già la prima generazione, alla sua uscita, stava abbandonando quell'idea, relegandola solo ai nemici, ossia al Team Rocket. Potremmo sintetizzare questo concetto pressappoco così. Dalla schiavitù, il rapporto tra umani e Pokémon si è tramutato in una collaborazione reciproca ma soprattutto volontaria per parte dei Pokémon. Ma è chiaro che un simile cambiamento non si può darsi senza un mutamento della natura intrinseca che per i Pokémon era stata pensata. Prima ho parlato di una collaborazione volontaria. È il Pokémon che decide di obbedire all'allenatore, seguendo la propria volontà. Il mondo Pokémon ad oggi è pieno di casi in cui i Pokémon non obbediscono agli umani. E su di essi, a meno che non si parli per l'appunto di nemici, non c'è alcuna ripercussione. Ecco, questo mi sembra già un cambiamento fondamentale. Se inizialmente il Pokémon era stato concepito come costretto ad obbedire all'essere umano, venendo perciò ritratto come una creatura inferiore al pari dei nostri animali, il che giustificherebbe uno sfruttamento, il fatto che ora il Pokémon possa prendere delle decisioni personali rende moralmente ingiustificabile una sua condizione servile. E nel mondo Pokémon chi compie un tale atto è considerato cattivo. Di pari passo alla capacità decisionale, anche l'emotività e la cognizione di ciò che li circonda emerge nei Pokémon, senza alcuna distinzione tra una specie e l'altra, se non per i diversi gradi di sviluppo che queste capacità hanno assunto nel tempo. La stessa meccanica dell'affetto introdotta in Pokémon Giallo, e quindi sempre in prima generazione, seppur in uno stadio più avanzato, presuppone la capacità di un Pokémon di saper provare le emozioni e di saper concepire ciò che gli accade attorno su una sfera intellettuale più alta rispetto a quella dei nostri animali. I più attenti di voi forse avranno fatto caso che in tutto questo ho citato implicitamente la volontà, le emozioni e la conoscenza. Questi tre elementi in quarta generazione vengono posti all'origine della vita tanto degli umani quanto dei Pokémon, e l'ancestrale possessore di queste tre, ironicamente, è un Pokémon. Insieme, volontà, emozioni e conoscenza formano lo spirito, che nella sua essenza è comune tanto agli umani quanto ai Pokémon. Eppure la vita in sé, lo sappiamo fin troppo bene, è tranquillamente possibile senza che esista uno spirito. Anche restando nel mondo Pokémon, negando questa affermazione, dovremmo ammettere che le piante nei Pokémon non hanno vita. Che cosa allora lo spirito aggiunge di concreto alla vita? Seguitemi per un attimo, vi prometto che tutto quello che sto per dire ha senso in funzione del discorso che andremo a fare. Personalmente credo che lo spirito coincida da un punto di vista filosofico con l'intelligenza, ma nel suo significato più puro. Alcuni, specialmente in ambito religioso, tendono a radicare lo spirito nella vita in sé, con il risultato che le due finiscono per coincidere. Motivo per cui c'è molta reticenza da parte di queste persone quando si toccano tematiche difficili come ad esempio l'aborto e l'eutanasia, che implicano la sottrazione della vita. Identificare la vita con lo spirito però significa allo stesso tempo elevare la vita dell'uomo ad una vita metafisica, che nel nostro mondo si traduce in doveri morali imposti divinamente e in un libero arbitrio quantomeno limitato. Seguendo invece una prospettiva più mondana e meno attraente, lo spirito può essere interpretato come facoltà mentale. In questo caso lo spirito si identificherebbe da un certo punto di vista con la coscienza di sé e con tutto ciò che ne deriva, che se presente nella vita la eleva senza minarne il libero arbitrio e anzi promuovendolo. Questa seconda visione dello spirito credo che sia più adatta ad applicarsi al mondo Pokémon, se non altro perché all'interno dello spirito è compresa la volontà e non la bontà. Se Azelf, anziché essere stato l'essere della volontà, fosse stato l'essere della bontà, ciò avrebbe significato che tutti gli esseri sarebbero stati buoni ma non liberi, mentre sappiamo benissimo che nel mondo Pokémon è pieno di persone libere e però cattive, e che anzi in molti casi sfruttano proprio le facoltà che lo spirito concede loro per compiere del male. Cyrus ne è l'esempio lampante. Cyrus vuole distruggere il mondo Pokémon e la società che ci vive, ma soprattutto vuole distruggere lo spirito ritenuto da lui un qualcosa di inutile. Ma per farlo si serve delle proprie emozioni negative, delle proprie conoscenze sviluppate e soprattutto della propria volontà. Insomma, io interpreterei lo spirito come una facoltà mentale e dunque come intelligenza che, se presente nella vita, la migliora. Da ciò ne deriva che se tutti i Pokémon possiedono lo spirito, allora tutti i Pokémon sono intelligenti. Ma qual è quello definibile il più intelligente? Soprattutto, è possibile individuarne uno? Tutto il discorso filosofico fatto finora non è stato fine a se stesso, ma ci è servito per capire che cosa possa significare essere intelligenti nel mondo Pokémon. Nel mondo Pokémon, e forse
forse in una certa misura anche nel nostro, essere intelligenti significa possedere lo spirito e dunque essere dotati di facoltà conoscitive, emotive e volitive. Ora, prima di procedere, serve però un'ulteriore specificazione. Esistono molte teorie riguardo a cosa sia effettivamente l'intelligenza e una di queste è chiamata la teoria del problem solving, secondo cui l'intelligenza si dimostra nella capacità di risolvere problemi. Ma è chiaro che in un mondo come quello Pokémon, all'interno del quale esistono dei Pokémon in grado di prevedere il futuro, questa definizione di intelligenza è molto limitativa. La accettassimo come definizione, dovremmo concluderne allora che i Pokémon più intelligenti siano Alakazam e Metagross, perché le loro descrizioni del Pokédex ci dicono che eseguono calcoli e risolvono di fatto problemi in maniera più veloce e più efficiente rispetto ad un supercomputer. Quei Pokémon che invece quelle stesse soluzioni le possono prevedere risulterebbero allora fuori dai giochi, perché troppo superiori al metro utilizzato. Per il mondo Pokémon allora dobbiamo trovare una sorta di definizione prototipica di intelligenza, qualcosa che non faccia riferimento all'intelligenza logico-scientifica di cui siamo a disposizione nel mondo Pokémon, ma che abbia una validità più universalizzabile anche a casi che escludono la scienza. Etimologicamente la parola intelligenza è legata nei suoi due significati possibili al verbo latino leggere, che vuol dire leggere. Potrebbe da un lato trattarsi di una contrazione di leggere con intus, che dunque fornirebbe il significato di leggere dentro, oppure di un'altra contrazione dello stesso verbo con inter, da cui trarremmo il significato di leggere tra le righe, di interpretare la realtà. Entrambi i significati in realtà fanno riferimento alla capacità di andare oltre la superficie, oltre a ciò che è visibile. E allora il Pokémon più intelligente di tutti è colui che è in grado di vedere più efficientemente oltre una realtà, che sappia verso questa provare dei sentimenti e che abbia la capacità di progettarne un cambiamento e, se possibile, di realizzarlo. Potremmo parlare allora di conoscenza, emozioni e volontà anche come di comprensione, emozioni e progettualità. Comprendo ciò che si nasconde sotto la superficie, verso questa cosa che comprendo provo delle emozioni e se queste emozioni richiedono un mio intervento progettuale, allora lo eseguo. Bene, ora che dopo 6 minuti abbondanti, ma penso di aver sforato anche i 7, abbiamo trovato una definizione di intelligenza che mi sembra abbastanza condivisibile, entriamo più nel dettaglio della questione e andiamo ad analizzare alcuni esempi di intelligenza nel mondo Pokémon. In precedenza vi ho già citato Alakazam e Metagross. Questi due Pokémon sfruttano un tipo di intelligenza che, almeno in linea teorica, potrebbe essere raggiungibile anche dall'uomo. L'intelligenza, cioè, legata al calcolo e quindi quella logico-scientifica. Di entrambi i Pokémon, infatti, si dice che sono in grado di analizzare il proprio avversario in maniera più efficiente rispetto ad un supercomputer, che è una macchina inventata dagli esseri umani che ha la sostanziale funzione di svolgere calcoli per questi ultimi proibitivi. Questo tipo di intelligenza è alla portata degli esseri umani, tanto che abbiamo creato delle macchine che la possiedono. Ad esempio, Alakazam possiede una potentissima memoria, ma anche una banca dati di invenzione dell'uomo è in grado di eseguire gli stessi procedimenti. Per capire la portata di una tale intelligenza, a mio avviso è interessante metterla in relazione con la sua capacità di previsione. Alakazam e Metagross possono prevedere gli attacchi nemici, è vero, ma solo perché li hanno davanti a sé, solo perché hanno un'esperienza empirica del nemico. Tanto è vero che il Pokédex ci dice di Alakazam che alla nascita non sa nulla il Pokémon, ma che è in grado di ricordare ogni avvenimento che il Pokémon vive, di cui ha esperienza. Pokémon simili, ad esempio, non sarebbero mai in grado di prevedere una catastrofe naturale senza avere dei dati concreti da poter analizzare. Un Pokémon che invece è perfettamente in grado di fare ciò è Xatu. Sicuramente, da alcuni punti di vista, uno dei Pokémon più intelligenti in assoluto. Questa creatura, secondo il Pokédex, non è solamente in grado di prevedere il futuro, ma rivolge anche uno sguardo verso il passato. Le capacità di Xatu sono apparentemente superiori a quelle di Alakazam e Metagross, perché il Pokémon magico non ha alcun bisogno di statistiche per comprendere ciò che avviene. Semplicemente lo prevede in senso non figurato. Lo prevede, cioè lo vede prima, letteralmente. E forse ancora più rilevante, in Xatu, a differenza di quello che non traspare con Alakazam e Metagross, c'è una forte presa di coscienza rispetto al futuro. Mega Metagross, ad esempio, non si preoccupa in alcun modo di ciò che potrebbe compiere con le sue azioni. La sua conoscenza è una conoscenza totalmente priva di empatia verso l'altro, cosa che invece Xatu ha, perché in Xatu fanno capolino le emozioni. Il Pokémon non gradisce gli avvenimenti che scorge, perché comprende che quella è la fine del mondo molto probabilmente. E il Pokédex sembra lasciare intendere che la sua immobilità sia dovuta al terrore che il Pokémon prova verso il futuro. In questo caso andrebbe battuto
spacchettato, mio malgrado, Pokémon Mystery Dungeon Squadra Rossa e Squadra Blu, che a dir la verità distorce un po' la lore di Xatu per permettergli di interferire, seppur indirettamente, con gli avvenimenti futuri. In ogni caso, le due conoscenze che finora abbiamo individuato, cioè quella di Alakazam e Metagross e quella di Xatu, possono essere chiamate rispettivamente conoscenza fisica e conoscenza metafisica. Chiaramente la prima è molto più limitata della seconda, perché permette di espandersi solo ad un numero limitato di oggetti, per l'appunto gli oggetti fisici, dunque i dati. D'altro canto però sembrerebbe che Xatu non possieda alcun arbitrio rispetto a ciò che conosce. Non sembra che il Pokémon possa scrutare uno specifico futuro di una specifica persona, ma che abbia piuttosto visioni casuali di eventi futuri generalissimi. Non sembra dunque poter esercitare alcun tipo di volontà rispetto al proprio potere, che è sicuramente molto più ampio rispetto a quello espresso dalla Kazame Metagross, che però dalla loro hanno una maggior facoltà di controllo di quest'ultimo. Insomma, se Xatu vince sul versante della conoscenza e delle emozioni, alla Kazame Metagross hanno certamente più volontà. Un caso simile, ma come vedremo per nulla uguale a quello di Xatu, è invece quello di Absol, che sarà uno dei due Pokémon non di tipo psico di cui oggi andremo a parlare. Secondo il Pokédex, egli è in grado di prevedere disastri naturali, ma in una maniera che a ben vedere è profondamente diversa rispetto a ciò che attua Xatu. Absol infatti percepisce variazioni climatiche, e perciò il Pokémon trae la conclusione che stanno per avvenire squilibri dell'ecosistema, senza però prevedere, almeno in apparenza, quale sia l'effettivo disastro naturale che capiterà. Insomma, l'intelligenza di Absol è un'intelligenza interpretativa, e paradossalmente più vicina a quella logico-scientifica di Alakazam e Metagross rispetto a quella intuitiva di Xatu. Dalla sua Absol ha però la coscienza del pericolo, e dunque delle emozioni che glielo indicano, e soprattutto la volontà di porvi rimedio, senza però nei fatti riuscire a farlo. Ecco, questo è un punto che secondo me è importante rilevare. Se noi incontrassimo un Pokémon che fosse in grado di cambiare il futuro con la propria azione, e dunque che avesse il potere di modificare il corso degli avvenimenti, allora sicuramente parleremmo del Pokémon più intelligente in assoluto. Perché un Pokémon in grado di plasmare il corso del tempo è un Pokémon che ha una capacità di leggere dentro le cose più alta di tutti. Prima di cercare un candidato che rispetti questo parametro, vorrei porre sotto la lente d'ingrandimento altri due tipi di intelligenza che sono presenti nel mondo Pokémon. In primis, vi sono Pokémon la cui intelligenza viene paragonata a quella degli esseri umani, come ad esempio Mewtwo e Slowking. Specialmente nel secondo caso, il Pokémon viene accostato ai più rinomati scienziati e viene tratteggiato come indaffarato per svelare i misteri del mondo. Chiaramente però, anche solo per il fatto che il Pokémon è intento a svelarli questi misteri e dunque non li conosce, parliamo di un tipo di intelligenza particolarmente al di sotto rispetto a quella di Alakazam, Metagross e Xatu. C'è però un altro tipo di intelligenza molto interessante rispetto alla prospettiva che stiamo assumendo e che potremmo chiamare intelligenza emotiva, che si riflette nella capacità di un Pokémon di conoscere le emozioni di altre forme di vita, obiettivo che spesso è raggiunto tramite telepatia. Chiaramente si tratta di un'applicazione dell'intelligenza molto settoriale, ma Pokémon come Latios, Latias o Hatterene Gigamax meritano di essere citati, perché sembrerebbero portatori di un certo tipo di intelligenza che al contrario non pare appartenere né a Xatu né a Alakazam né tantomeno a Metagross. Detto questo, siccome vogliamo trovare una creatura non solo in grado di prevedere il futuro, ma anche di mobilitarsi per cambiarlo e ipoteticamente di riuscirci, rivolgiamoci alla creatura originaria. Sappiamo che Arceus ha creato Uxim, Esprit e Azelf, ossia le creature che hanno concesso ad umani e Pokémon lo spirito. Se ci troviamo d'accordo con il Montanaro di Canalipoli nel dire che Uxim, Esprit e Azelf possiedono insito in sé quello che un tempo era lo spirito originario di Arceus, allora dobbiamo dedurne che la creatura originaria è la più intelligente di tutte, perché in lui vi era lo spirito prima che quest'ultimo venisse declinato in tutte le creature, con più o meno difetti. Xatu, Alakazam, Absol, Latias, sono tutte creature la cui intelligenza è particolare, cioè legata a specifici elementi, un po' come lo siamo noi esseri umani, intelligenti a nostro modo. C'è chi ha sorprendenti capacità di memoria, chi è in grado di eseguire calcoli in un battibaleno, c'è chi sa ragionare sul futuro, sulla morale, sui nostri comportamenti e sa vedere più in là del presente con sguardo più acuto, c'è chi da un'espressione facciale è in grado di comprendere le emozioni e le sofferenze delle persone, e c'è chi è in grado di riflettere sulla profondità dell'esistenza. Tutto questo è intelligenza. Intelligenza è leggere oltre il nostro essere animali, è essere umani, ma esseri umani
significa anche essere diversi. E allora certo, forse Arceus prima di cadere nel sonno profondo era l'essere più intelligente, ma se ci vogliamo pensare fino in fondo, era anche l'unico. Oggi che il Pokémon è avvolto dal suo sonno profondo, è definibile intelligente? Se il Pokémon più intelligente ha ceduto il proprio spirito, chi ne ha assunto il primato? La risposta credo che sia tanti, ma in realtà nessuno. Perché le capacità di Latias non sono confrontabili con quelle di Xatu, perché sono diverse. Ricordate? Abbiamo detto che intelligenza significa leggere tra le righe, ma non abbiamo pensato che forse non tutti leggono le stesse righe. Chi nella sua vita avrebbe forse potuto arrogarsi il diritto di definirsi il più intelligente, Albert Einstein, ha detto queste parole: ognuno è un genio, ma se si giudica un pesce dalla sua abilità di arrampicarsi sugli alberi, lui passerà tutta la sua vita a credersi stupido. Forse la risposta alla nostra domanda risiede in queste parole. Bene signori, anche per quest'oggi abbiamo finito. È stato un video molto interessante da preparare, sono stati dei begli approfondimenti e sono molto contento di come sia venuto. Spero di non aver esagerato con le riflessioni filosofiche, ho sempre questo dubbio, nei commenti mi farete sapere. In ogni caso, se il video vi è piaciuto, io vi invito a lasciare un like, un commento e un'iscrizione al canale se non siete ancora iscritti. Mi raccomando, passate dai social per rimanere sempre aggiornati sull'attività al di fuori del canale e premete la campanella per ricevere invece ogni giorno i feed. Detto ciò ragazzi, noi ci becchiamo in un prossimo video!